Workout di oggi, si parte bassi, si sale, si riscende, è da fare al brucio. Riscaldamento di oggi prevede 3 set, ogni set dobbiamo fare 4 movimenti. I primi 3 movimenti sono con il bilanciere o con il sovraccarico che abbiamo a nostra disposizione, l'ultimo è a corpo libero. Nel workout avremo un clean, quindi iniziamo un pochino già nel riscaldamento a muoverci con dei movimenti che ci serviranno, sono propedeutici poi al clean. Quindi partiremo con 5 barbell high jump, poi diventeranno sempre 5 barbell high pull, poi avremo 5 barbell press e poi abbiamo 5 down and up, abbiamo detto da ripetere per 3 volte. Per quanto riguarda il workout è un 4 time, quindi le ripetizioni sono imposte, lo score di oggi è dato ovviamente dal tempo che ci metterò a completare tutte le ripetizioni. Quali sono il numero di ripetizioni? Sono 6, 9, 12, 9, 6. Vuol dire che dovremo partire con cosa? Intanto andiamo a vedere quali sono i movimenti. Sono power clean and jerk, uomo 60, fanciulle 40, dopodiché abbiamo i burpees over the barbell. Vuol dire che dovremo partire con 6 clean and jerk, 6 burpees, poi diventano 9, 9, 12, 12, dopodiché si scende 9, 9 e si finisce con 6 power clean and jerk e 6 burpees. Concluso l'ultimo burpees over the barbell, stop, quello è il tempo di oggi e quindi è lo score di oggi. Mi raccomando, non ti preoccupare se ti manca un bilanciere o dei chili, vai sotto a leggere in descrizione, abbiamo ogni giorno le 3 modalità di allenamento. Full equipment, che è quella appena descritta, quindi hai tutto a tua disposizione. Home equipment, se a tua disposizione hai un dumbbell, una kettle o una coppia di attrezzi, oppure abbiamo anche la versione no equipment, quindi completamente a corpo libero, quindi non hai bisogno di nulla se non della tua voglia di allenarti. Per quanto riguarda il cash out, andiamo sempre a lavorare un pochino sul clean, oggi lo dedichiamo a quello, facciamo un clean complex, quindi abbiamo una serie di movimenti, ora poi li vado a descrivere, da fare di fila, non dovremo mai droppare o appoggiare il bilanciere a terra. Il peso da utilizzare è lo stesso che abbiamo utilizzato nel workout, i movimenti sono, si parte con un clean pull, poi abbiamo un hang power clean, dopodiché abbiamo un hang squat clean e si conclude con uno squat clean, quindi questi 4 movimenti da fare di fila. 2 minuti di riposo tra uno e l'altro, abbiamo detto per 5 volte. Mi raccomando, se fate dei video, delle foto, dovete taggarci su tutti i nostri social e se non ci seguite, seguiteci. Dove? Instagram, Facebook, ovviamente, oltre al canale YouTube. Primo movimento, high jump clean grip. Quindi impugniamo il bilanciere con la nostra presa clean, già con la hook, piccolo piegamento delle gambe, quindi andiamo in power position, spinta forte delle gambe, distensione dell'anca con il bilanciere che rimane incollato ai fianchi. Dopodiché passiamo al high pull, quindi inneschiamo la salita del bilanciere solo dopo aver steso le gambe e l'anca. Dopo gli high pull portiamo il bilanciere in front rack e eseguiamo sempre con il bilanciere dei press. Quindi partiamo gomiti belli alti, abbassiamo i gomiti e poi spingiamo. Braccio teso, bilanciere che arriva proprio sopra la testa. Dopodiché appoggiamo il bilanciere e abbiamo da fare 5 down and up. Quindi da in piedi, con i piedi sotto le anche, appoggiamo le mani a terra, lanciamo i piedi, ci corichiamo, no, perché è solo un down and up, non è un burpees per ora. Mani a terra, lancio i piedi, mi ritrovo in plank, attivo l'addome, richiamo i piedi vicino alle mani e torno in piedi. Andiamo quindi a vedere i due movimenti che compongono il workout di oggi. Il primo è power clean and jerk. Quindi bilanciere in linea con le spalle, presa clean, spingo e ricevo il bilanciere in power position. Dopodiché conviene fare ad esempio un push jerk, quindi piccolo dip, drive, under e ricezione a braccia tese e gambe piegate. Di nuovo spezziamo i due movimenti, power clean, dopodiché dip, drive, under. Oppure possiamo andare a eseguire un movimento unico e completo, cioè quando ricevo il bilanciere insieme a cosciata dal clean, spingo per concludere così il push jerk. Dopo aver fatto quindi power clean and jerk abbiamo burpees over the barbell, ci mettiamo a fianco al nostro bilanciere, mani a terra, lanciamo i piedi, questa volta ci corichiamo completamente a terra, richiamiamo i piedi vicino alle mani e saltiamo a pie pari oltre il bilanciere, non è necessario stendere l'anca, la ripetizione si conclude nel momento in cui atterriamo con entrambi i piedi dalla parte opposta.
per quanto riguarda il cash out, oggi è un complex, stesso workout che abbia, stesso chili, scusate, che abbiamo utilizzato all'interno del workout. Sono 5 set dove eseguiamo un clean pull, un hang power clean, un hang squat clean, quindi riceviamo in accosciata completa e poi senza lasciare il bilanciere scendiamo, tocchiamo terra e eseguiamo uno squat clean completo. Quindi questi complex per 5 volte, 2 minuti di riposo tra uno e l'altro.